sulla stampa la settimana scorsa, e di conseguenza alcune voci, alcuni pensieri, insomma, Città Magenta, sulla lista di Forza Italia, in particolare sulla candidatura di Federica. Allora, io come coordinatore della zona omogenea Magentino Abbiatense, ovviamente ho lavorato con il coordinamento cittadino per la lista, e quindi la lista l'ho condivisa e ovviamente l'ho avallata. È una lista, secondo me, molto buona, perché vede i due capi lista che sono qui presenti con me, Felice Sgarella e Patrizia Morani, che sono i due consiglieri comunali uscenti di Forza Italia, quindi rappresentano l'esperienza sia consigliare che proprio umana di partito. E vede dopo tutta una serie di persone, di figure, con un misto, alcune di esperienza, quindi alcune già presenti anche in altre tornate elettorali e quindi già con esperienza politico-amministrativa, e alcuni volti nuovi, proprio perché io credo anche in un rinnovamento, no, dei partiti, della classe dirigente politica, sia locale che sovracomunale. Ed è per questo che nella lista sono presenti alcune persone che si affacciano alla vita politica per la prima volta, e in particolare alcune persone molto giovani, come Federica, che ha 25 anni ed è la persona più giovane, persone come Federica che sono alla prima esperienza politica e che si buttano in politica, anche perché diciamo sempre che ci sono sempre le stesse facce, ci sono sempre le stesse persone, che la politica è vecchia, che è incancrenita, ed ecco che sono contento che Forza Italia Magenta abbia fatto la scelta anche di candidare delle persone nuove, delle persone che possono portare degli stimoli nuovi nella politica magentina, non solo. Ci tengo a dire che assolutamente il nostro candidato sindaco Chiara Calati non ha chiesto né a Forza Italia né tantomeno a Federica di rimuovere alcunché, per cui comunque non ha sentita telefonicamente da Forza Italia, ha detto che non ha chiesto nulla, come credo che sia giusto che sia, anche perché alcune foto prese manto sulla stampa sono del profilo personale di Federica, e quindi sul suo profilo personale non c'è nulla di diverso rispetto a quello che si può vedere, rispetto a quello che è comunque consentito, si può vedere abitualmente quando si va al mare, si va in piscina o si va da altre parti. Quindi nulla di strano, non trovo nulla di male, anzi io conoscevo Federica già prima e non vedo nel suo profilo Facebook nulla di male che possa essere comunque tacciato o comunque possa essere di difficoltà al partito o alla coalizione. Sono contento della presenza in lista di Federica e di tutti gli altri candidati, perché ciascuno di loro può portare qualcosa di nuovo a Magenta, qualcosa di nuovo alla politica. Per cui sono contento, questa è l'occasione giusta anche per fare i complimenti al capolista, anche il coordinatore Felice Sgarella, perché ha messo in piedi una buona lista e un buon gruppo per questa sfida elettorale del 2017. Quando faremo i profili dei vari candidati, perché è vero che siamo un po' in ritardo, ma tutti i partiti, da quello che sto vedendo io, sono in ritardo. Forse Forza Italia è quello che ha raggiunto prima le quote di sottoscrizione della presentazione della lista. Abbiamo già superato abbondantemente le 200 copie, e siamo un po' in ritardo con i profili, ma in settimana provvederemo anche ad emettere i vari profili dei vari candidati. Ma anche perché tecnicamente la campagna elettorale non è ancora iniziata, no? Quindi è inutile emettere materiale o profili prima, no? Sapete che noi rispettiamo le regole, per cui all'inizio della campagna elettorale sarà pronto il materiale per poi iniziare a fare la campagna elettorale così come prevista. E non so, Arsilio, Valentina, Francesco, se volete, magari non so, se sì, che vuoi iniziare tu o volete fare vedere come voi. Come volete vedere, come vedete, come ha detto anche il nostro coordinatore di zona, c'è gente con una certa esperienza, c'è gente nuova, ci sono persone anziane, cioè più anziane, diciamo, del dottor Portaluppi, che è del 39, io mi vado dietro abbastanza. A differenza di Portaluppi, diciamo che io sono stato in consiglio comunale per 20 anni, 15 anni consecutivamente, e posso dare una mano a questi giovani che sono entrati per poi lasciare spazio completamente a loro di andare avanti, perché diciamo che dopo qualche anno io potrei anche, soprattutto se vinciamo le elezioni, lasciare spazio. Al di là delle dichiarazioni o meno Chiara Calati, che appunto lei ha sentito di aver dato, però pare che insomma qualcuno anche simpaticamente al banchetto abbia fatto qualche battuta su queste foto che appunto sono tue, però il profilo è pubblico e tutti vedono.
Allora, tu pensi che ci possa stare? Hai mai pensato che questa cosa potesse diventare oggetto di un dibattito? Queste foto immagino che nascano da una tua passione, un lavoro. Magari se ci spieghi un po' il contesto, no, giusto per chiarire, come diciamo prima, il contorno di questa cosa. Assolutamente, avevo immaginato che sarebbero state prese queste foto e sarebbero stati oggetti non tanto di discussione, ma di un dibattito vero e proprio. Non me le sarei mai magari aspettate in prima pagina, però non è stata né una sorpresa né una cosa che ho vissuto in maniera negativa. Mi è spiaciuto solo che siano state associate quell'immagine alla mia candidatura, quindi un po' come se una cosa dovesse escludere per forza l'altra. La cosa dell'articolo, che inizialmente è stata presa una frase, una semplice frase di un discorso più ampio che avevo postato su Facebook, ed è stata presentata come: queste sono le parole della candidata Russo Federica. Quelle in realtà erano le parole di Russo Federica forse mesi prima della mia candidatura. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, era un altro contesto. Esatto, il punto è che quelle foto, esattamente come ogni cosa che era stata postata su Facebook, non ho trovato logico associarle alla mia candidatura. Sono fatta che decidi per lavoro, cioè fai la modella. La passione con cui si è stato un lavoro, le ho fatte, ma non penso che il fatto che abbia fatto delle foto dei servizi fotografici poi debba precludermi la possibilità di essere un candidato di un partito in cui ho sempre creduto, con la quale ideologia ci sono cresciuta. Sono stata una di quelle persone che ha sempre detto che Magenta aveva bisogno di aria nuova, di giovani che capivano i giovani, e quindi anziché lamentarmene, penso, ho trovato giusto candidarmi nel partito di Forza Italia, anche perché conosco le persone di Forza Italia e penso che come prima esperienza si ha bisogno di un appoggio. Quindi è stato un insieme di cose che mi hanno portato a scegliere il partito, a scegliere la mia candidatura. E non pensavo, avrei preferito che mi venivano fatte queste domande, non che fossero sbattute in prima pagina le mie foto, come lei è in mutande reggiseno, quindi è un volto che non può essere. Ecco, prima ne abbiamo fatto due battute, così dicevamo spesso il ruolo. Quando c'è una bella ragazza, magari si viene a dire: ah, lei è carina, allora è stupida, allora non. Cioè, questa cosa può dare un po' fastidio, però poi. Ma penso che non. Penso che sia, passato il termine, un po'. No, limitato, ecco, sia limitato pensare in quella maniera. Cioè, non è una cosa che io non ho mai pensato, purtroppo. Non ho mai pensato che una persona sia bella, quindi era stupida. Non ho mai dato giudizi, pregiudizi. Quindi prima conosco una persona, poi se effettivamente la trovo stupida. L'Italia ha preso una decisione su una lista di persone, tutti insieme, e tutti insieme appoggeremo il candidato sindaco di coalizione. Certo. Però il candidato sindaco di coalizione, come giustamente non ha fatto, sono certo che non penserà neanche di dover chiedere a qualcuno di Forza Italia di modificare un suo profilo Facebook o un suo acconciatura di capelli, un suo modo di vestirsi, perché si parte una cosa per poi si va a limitare la libertà, no, degli altri candidati, perché qualcuno non piace. Noi siamo anche sì un partito liberale, quindi giustamente si parte da rimuovi una foto, poi dice: il taglio di capelli non mi piace, il colore dell'abito non mi piace. Mi sembra che si vada poi su terreni che non sono consoni al nostro partito. Il fatto poi, beh, giustamente la battuta, no? Visto la copertina del giornale, la cosa che stonava non era tanto Federica, ma era l'altra foto di fianco, no? Che ha un po' rovinato la copertina. Ha un po' rovinato la copertina. Se fosse stato solamente Federica con Forza Italia, la copertina avrebbe avuto un valore. Avresti venduto un po' del giorno, poi al litigio del PD ne costretto. No, poi giusto per chiudere un altro punto. Allora, la lista che avete è una lista di candidati al Consiglio Comunale di Magenta, non sono al Parlamento Europeo o al Parlamento Nazionale. Io faccio sindaco di Corbetto dopo 15 anni di Consiglio Comunale e 5 anni di Assessore, ma ho iniziato attaccando i manifesti, no? Sono uno che crede, anche se ho fatto un po' un percorso in Forza Italia, crede comunque nella gavetta, nella crescita legata al territorio, legata ai cittadini, no? Quindi ho fatto prima, attaccavo i manifesti, facevo i banchetti mentre facevo il consigliere comunale, ho fatto il consiglio comunale di opposizione, ho fatto l'assessore, adesso faccio il sindaco. Il fatto che comunque una persona, un giovane, voglia
avvicinarsi alla politica mettendosi in gioco in un consiglio comunale è la strada giusta, è il percorso giusto. Non è che uno dice mi candido al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale come prima esperienza, no? Si candida giustamente al consiglio comunale di Magenta per partire e fare la sua gavetta se poi avrà voglia di continuare.